E l'idea appunto quella di fare una chiacchierata tra di noi sulla dimensione della trasformazione del capitalismo digitale, su quello che sta succedendo ormai da decenni e quanto diciamo, questo influisca nella dimensione della politica, cioè come la sinistra affronta questo tema, come sia necessario modulare il pensiero della sinistra su questi terreni e penso che insomma Sergio da parecchio che su questa cosa ci ragiona, ci faceva piacere avere un po' uno scambio di idee tra di noi. Insomma. Certo. Ma io intanto una premessa, vi chiamo per cognome, perché se no vi confondo, Augusto e Morea, se vedete due Roberto, non capita spesso essere in cinque persone e avere due persone con lo stesso nome. Io sono spesato tanto quanto Rosso, forse però con qualche elemento di differenza, perché è qualche decennio, non qualche anno, qualche decennio, per un caso fortuito che se volete vi racconto anche, ma insomma è qualche decennio che mi sto scervellando su quello che avrebbe significato e poi sta significando la rivoluzione digitale. Fu un caso questa cosa negli anni Ottanta, perché accaddero due cose che mi fecero capire che il mondo stava andando completamente. Anzi, ne accadde una cosa e poi politicamente ne accadde un'altra. La cosa che mi accadde è che io ero un delegato abbastanza importante, ma ero in produzione, un delegato in un'azienda particolare che era la Fininvest. Delegato della CGIL, un rappresentante sindacale aziendale, come si chiamavano a quel tempo, perché non ci consentivano ancora di fare le votazioni dentro quell'azienda, e ero stato sufficientemente bravo da costruire la CGIL dentro la Fininvest e portare i lavoratori a conquistare il contratto nazionale. E quello mi aveva messo in una certa relazione con la CGIL, mentre per divertimento facevo il segretario di zona del PC nella mia città, a Roma, e quindi avevo fatto tutta la militanza politica che si faceva a quel tempo, partendo dai giovani comunisti della sezione, poi andando avanti, avanti, piano piano, il segretario di sezione, tutte le cose che ti facevano fare a quel tempo, a suon di manifesti attaccati ai muri e di volantinaggi e di vendite dell'unità tutte le mattine alle 8 della domenica. E che cosa accadde un giorno, improvvisamente? Io ero molto bravo a contrattare, quindi appunto ero riuscito a fare questa cosa miracolosa di far mettere la CGIL, farla diventare il primo sindacato dentro la Fininvest, anzi farla entrare e farla diventare il primo sindacato. E a Roma contrattavo molto bene, perché ovviamente era la mia città, avevo le mie strutture, si può dire che qualunque cosa riguardasse il mondo del lavoro della Fininvest passava per me. Addirittura Berlusconi mi cercava direttamente quando c'aveva un problema. Un giorno, improvvisamente, arriva una scatola. Io dirigevo una struttura che era la centrale video romana, dove arrivavano tutti i segnali, diciamo, satellitari e via terra dei contributi televisivi che smistavano le trasmissioni tra noi, la RAI, le cose, eccetera. Centrale che mi ero anche costruito, diciamo, fisicamente. Insieme ad altri lavoratori, ovviamente, e questa scatola contiene un ulteriore monitor con una scatoletta vicino, che era un computer, che fino a quel momento stava soltanto al piano di sopra dentro l'ufficio amministrazione.
Io non capisco che cosa servì a quel computer lì da noi, in centrale video. Poi arrivano delle lettere, dei fax, e mi dicono: questo computer va connesso in questo modo alla rete interna di comunicazione, perché noi avevamo una linea riservata che utilizzavamo i punti di trasferimento, eccetera, eccetera. E con un'altra comunicazione viene fuori che da quel momento in poi le direttive sull'organizzazione del lavoro io non le potevo più discutere con il piano che c'avevo sopra. Mi arrivavano direttamente da Milano via posta elettronica. Stiamo parlando dell'85. E io lì capisco subito. Capisco che mi hanno fottuto. E io non sono più in grado di contrattare nulla. Perché a me mi arrivava un'email con le indicazioni e non avevo nessuna controparte. Ovviamente vado subito, corro al sindacato. A quel tempo era appena andato via Sandro Garbugli, era arrivato un compagno che si chiamava Peppino Trulli, veniva dai Braccianti, era stato il segretario generale dei Braccianti, responsabile dell'organizzazione del PC in Puglia con Massimo D'Alema, segretario nazionale dei giovani adesso non mi ricordo, insomma, uno del PSUP, dei giovani del PSUP, una persona splendida, un intellettuale sopraffino, venuto come tutti quegli intellettuali dalla gavetta. Immaginate dirigere i Braccianti partendo dalla Puglia, che peso aveva dentro la CGIL, no? Corro da Peppino, gli dico: Peppino, qui è un disastro, qui ci stanno smantellando il sindacato, perché quella roba là. E lui mi disse: Sergio, mettiamoci a studiare che cosa significa questa roba. Ve la faccio breve, un anno dopo io ero in segreteria nazionale e con Peppino proviamo a fare un'operazione. Lui dice: me la incollo io perché io sono un dirigente nazionale, tu sei un ragazzino appena arrivato, eccetera. Qui bisogna costituire immediatamente quello che all'inizio, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, fu l'invenzione di inventare la FIOM, cioè il sindacato degli operai e dei metallurgici, perché quello era il punto del conflitto centrale con il capitale. Qui bisogna costruire l'equivalente di quella roba con il digitale, perché sennò qui ci fottono. Iniziamo uno scontro in CGIL. E ovviamente chi abbiamo contro più fortemente in maniera decisa? La FIOM, che ci dice che sostanzialmente non hanno capito un cazzo. Vi assicuro che in una lunga dissertazione nella direttiva della CGIL, quando mi fecero fare un intervento da ragazzino, cioè avuto neanche 30 anni a quel tempo, quando spiegai quello che stava avvenendo dentro la produzione con l'avvento del digitale, si alzò un compagno, non mi ricordo bene di quale territorio, di quale categoria, che disse: vabbè, ma che è questo ragazzino che ci sta, adesso la dico in romanesco, ma era un dialetto del nord, che ci sta dicendo? Che bisognerà fare il contratto di quelli che lavorano al computer? Ma andate a cagare, va, parliamo di cose serie. Questa era la roba. Io ho chiuso il mio intervento dopo questa interruzione dicendo: non ci avevo pensato, ma secondo me tra qualche anno la stragrande maggioranza dei lavoratori lavoreranno su uno schermo con un'organizzazione del lavoro analoga e non sarà importante di quale contratto nazionale faranno di riferimento, perché ognuno lavorerà nello stesso identico modo con la stessa organizzazione del lavoro e forse dovremo fare proprio il contratto che tu dici che sarà una cazzata. Ovviamente andò a finire in che modo? Che la FIOM vinse, che gli OPEVAI vinsero, a me mi buttarono fuori dalla CGIL, mi rimandarono in produzione, a Peppino Trulli gli fecero saltare la direzione politica della categoria e gli regalarono la possibilità di avere una via d'uscita andando a fondare lo SMILE, una società multiservizi che doveva fare la formazione per la CGIL. L'unica cosa che ci fecero realizzare fu un corso di formazione, di alta formazione per la CGIL, per i quadri del futuro,
ci fecero fare con quello che doveva essere l'abbozzo della nuova categoria, cioè i lavoratori che stavano nel mondo dell'informazione e della comunicazione, i lavoratori postali e delle telecomunicazioni e i lavoratori dell'informatica. Ovviamente, se 30 anni fa, poco più, poco meno, diciamo 30 anni fa, il mondo del lavoro avesse capito che quello era il luogo dove iniziare un conflitto di nuova generazione e avesse sperimentato forme nuove di conflitto, noi oggi non ci troveremmo in questo modo, non ci troveremmo qua. Questo è il punto. E devo dire che quando Fausto Bertinotti mi chiese di collaborare con Rifondazione, sostanzialmente, io gli posi una sola condizione. Io volevo un dipartimento che lavorasse su quei comparti per provare a costruire un conflitto capace di stare all'altezza di quella grande trasformazione digitale. A lui, siccome non gliene importava moltissimo, né delle poste, né delle TLC, né dell'informatica, né tantomeno della RAI o del mondo dell'editoria, di tutto questo mondo qua, proprio era, cioè, se c'era o non c'era, non aveva molta importanza. Mi disse: bene, sì, occupatene, tanto non se ne occupa nessuno, e nessuno se ne voleva occupare poi alla fine della fiera. Io provai per tanti anni a provare a portare, vi potrei far vedere un documento, lo trovate anche sul mio sito, la conferenza nazionale del Dipartimento di Comunicazione di Rifondazione Comunista del 1995, con la mia relazione introduttiva, dove pongo i temi che oggi stiamo discutendo come elementi strategici dei nuovi conflitti che noi dobbiamo innescare con il capitale, con le conclusioni di Alfonso Gianni, che ovviamente, diciamo così, ebbe un atteggiamento analogo a quello che potete ben immaginare. Ma non io adesso non voglio nessun tipo di, come dire, sto raccontando questo semplicemente per una ricostruzione storica di quello che era possibile fare e di quello che non è più possibile fare oggi, purtroppo. Perché? Beh, perché se 30 anni fa, partendo dall'Italia, ovviamente, non solo in Italia, perché questo era un conflitto globale. Se 30 anni fa il movimento dei lavoratori avesse cominciato a sviluppare forme di contrattazione e di conflitto sui territori del digitale, probabilmente l'indirizzo complessivo dello sviluppo del digitale sarebbe andato in modo completamente diverso. Oggi questa cosa, a mio avviso, ha sfondato tutto quello che era possibile sfondare. Per dirla con Gramsci, ha costruito l'uomo di cui necessita per il suo sviluppo. Basta andare un pomeriggio in un centro commerciale di un sabato, anche ora, voi trovate le città che sono vuote, non so se girate un pochettino, Non ma voi vuoto. andate dentro un centro commerciale di sabato pomeriggio e vedete quello che succede. E basta vedere i comportamenti intorno alle tecnologie che noi ci portiamo dietro, da parte delle persone, dagli smartphone a scendere giù. Noi siamo entrati in una fase completamente nuova, che io ormai da qualche anno chiamo di transizione. Perché chiamo di transizione? La fase che stiamo vivendo non è una fase di crisi del capitalismo. Qui stiamo vivendo una fase di transizione perché c'è una forma nuova di estrazione del valore che si sta candidando a costruire le proprie istituzioni, le proprie regole, le proprie forme decisionali collettive. Stiamo parlando di altro. La transizione non è semplicemente il fatto che c'è qualche elemento congiunturale da tenere
un po' a pallino, per cui con un po' di investimenti, un po' di roba. Qui stiamo parlando di una rottura che avviene su tutti i piani dell'esistenza umana, tutta, molto più grande di quella che passò con la transizione dalla società agricola alla società industriale, forse moltiplicata per 100 in termini di profondità di trasformazione dell'umano, della sua vita in relazione al pianeta e delle relazioni sociali che costruisce. Noi non possiamo pensare oggi di affrontare questa roba con la cassetta degli attrezzi del conflitto sul salario o sull'orario. Questa roba qua non ci porta più da nessuna parte. È la mia, l'ho fatta fisicamente, cioè facevo i contratti nazionali, la conosco. Se fosse così, sarebbe tutto semplice. Ci gireremmo, diremmo: casomai non va bene quel dirigente sindacale, ce ne vuole un altro, non va bene quel dirigente politico, ce ne vuole un altro, ma rifacciamo quello che facevamo prima. Non è più così, non è più così. E questa cosa, se volete, ve la posso un po' declinare, perché la transizione significa l'apertura di un conflitto epocale, che è già iniziato da 10 anni almeno, in termini formali, è in nuce da almeno una quarantina d'anni, e oggi sta avendo, diciamo così, il suo epifenomeno più lampante. Tutti si stanno accorgendo che il mondo non sarà più come prima, ma tutti lavorano per ritornare al mondo di prima. Io quando sento, in questi giorni sto facendo molte assemblee e sto facendo anche molti incontri con dirigenti sindacali e politici, anche privati, diciamo. Lo schema che ripropongono è lo stesso e non hanno capito che lì sono morti, 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 non c'è più nessuna possibilità. Non perché non bisogna fare per poco, diciamo così, quello di vecchio che rimane, la vecchia modalità di conflitto, ma è evidente che è così. Ma il problema è dove si sposta il centro, il cuore dei processi. E quindi qual è il mandato che tu devi tenere in campo? Allora la dico in questo modo: noi perché siamo nati nell'Ottocento? Cioè, che cosa ci ha mosso a noi? A noi ci ha mosso quello di avere un po' più di salario, un po' meno d'orario? O ci ha mosso improvvisamente l'idea che si poteva costruire finalmente l'uomo integrale? Cioè un uomo che si liberava dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e costruiva la propria vita. Poi per fare quello bisognava combattere il capitale e strappare le condizioni e a far avanzare le condizioni delle masse. Ma non era quello era, diciamo così, quello che si faceva a caduta, a valle della scelta. Noi oggi dobbiamo rimettere al centro il cuore della scelta. Che dobbiamo fare noi per rendere l'uomo libero? Questo è il punto. Altrimenti vince Salvini. Se tu vai oggi a fare politica indicando lo spostamento di punti di bilancio, sei morto, perché non hai più nel cuore la capacità di contrapporti a un'ipotesi sistemica. Questo è il problema. E infatti tutti i partiti che sono stati delle sinistre più largamente intese e quasi tutte le organizzazioni sociali si rinseccano nei loro confini a fare quello che gli rimane da fare. Io ve lo dico così francamente, perché ci conosciamo da tanti anni con alcuni, e quindi mi posso permettere di dire delle cose che in altri ambiti non direi perché potrei essere mal interpretato, no? Io non è che ce l'ho con i migranti o ce l'ho con la battaglia che bisogna fare per difenderli sia singolarmente come, diciamo così, come obbligo di dargli una chance di sopravvivenza o processi di integrazione, o che non mi rendo conto di quello che significa il rapporto tra il nord e il sud del mondo. Ma è possibile che la sinistra
a partire dal nostro paese sia assolutamente centrata su temi di questa natura e non abbia nessuna capacità e voglia di parlare delle condizioni materiali in cui vivono le persone che vivono qua? Perché questo è il punto. Io partecipo a parecchie chat. Quelle più attive, quelle dove si parla notte e giorno, riguardano la condizione dei migranti. A mio avviso, perché noi scontiamo, come dire, un problema gigantesco, un senso di colpa enorme nei confronti di questi, ma proprio come individui. Per cui dobbiamo scaricare questa roba qua, ma non ci occupiamo più, per esempio, delle condizioni in cui stanno le nostre periferie, se non pochissimi. Dove tra l'altro questa cosa si incrocia in una condizione esplosiva, ma questo qui è il punto. E perché non siamo più in grado di fare questo? Perché noi abbiamo smarrito il senso originario del nostro fare. Noi siamo schiacciati tra la posizione etico-morale di dire io non posso non occuparmi di quelli che muoiono nel Mediterraneo e quindi mi occupo di quelli, il resto chi vivrà vedrà, e dall'altra parte la condizione totalmente, diciamo, come dire, interna al sistema, per cui devo ritrovare un equilibrio perché altrimenti mi saltano tutte le condizioni che io avevo costruito. Ragazzi, una cosa è chiara, il modello di welfare, cioè le nostre società che avevamo costruito nel Novecento, sono finite. Io questa cosa la dico da anni e il problema non è il Covid, il problema è l'impatto della tecnoscienza nella produzione e il digitale è il chiavistello per fare questa roba qua. Oggi gli apparati produttivi del mondo sono in grado di produrre, quindi proprio crisi di sovrapproduzione classica, n volte quello che le persone possono consumare. E domani mattina l'innovazione che noi stiamo spingendo con i soldi pubblici, indebitando il mondo, è un'innovazione che porta a una riduzione ulteriore degli occupati e quindi a una crisi ancora più avanzata dell'equilibrio del welfare che abbiamo costruito nel Novecento. Qui sembra che non se ne accorga nessuno. Quando si fondò Sinistra Italiana, io andai a fare un intervento dicendo questa roba qua, tutti gli economisti dicevano no, perché qui facciamo così, allora la tendenza, le cose. Io feci una sola domanda. Voi state calcolando l'impatto tecnologico sui processi produttivi? La risposta no. E lo sapete perché no? Perché nessuno aveva letto il testo di Paul Romer, non dico Sergio Bellucci perché ovviamente Sergio non è nessuno e quindi non è, ma nessuno aveva letto il testo di Paul Romer del 1990 in cui spiega in maniera lampante, ci ha vinto il premio Nobel nel 2018, se ne sono accorti 30 anni dopo gli economisti più avanzati, non se ne sono accorti la stragrande maggioranza degli economisti e dei politici. Che l'informazione è si deve inserire nelle equazioni economiche. E Paul Romer ci ha indicato come, perché l'informazione è parte integrante e non sostituibile delle equazioni produttive. E se tu non la inserisci, non capisci più nulla di quello che sta accadendo dentro le aziende e dentro l'economia. E questa roba, dal 1990 in poi, è esplosa in mille rivoli, perché questa roba qui oggi non solo ha investito la produzione classica, ma come dicevamo con Marcello Cini, ha prodotto l'economia immateriale, che ha nuove logiche produttive e nuove logiche di produzione e di professionalità e di ridistribuzione. Sono nate nuove forme della valorizzazione. Lo stesso lavoro, noi dobbiamo diventare. Ritornando ad essere marxisti, in senso tecnico, dobbiamo sapere che il lavoro salariato è una parentesi del lavoro. Non è il lavoro per sempre. Il lavoro salariato è una fase della vita, della produzione di valore. Quella egemonizzata dal capitalismo, governato dal processo denaro, merce, denaro.
Ma quella roba lì oggi viene garantita solo perché dal 1929 il capitalismo finanziario, quello che produce denaro per mezzo di denaro, sostiene il ciclo in maniera strutturale, altrimenti non sarebbe più in piedi dal 1929 il denaro merce denaro. Sarebbe crollato questo mondo. Quindi quando noi chiacchieriamo a vanvera dicendo bisogna spostare dall'economia finanziaria all'economia industriale, diciamo cazzate, perché se crolla la capacità del sistema finanziario di sostenere il sistema produttivo inventando risorse dal nulla per tenere in equilibrio la domanda con l'offerta, che altrimenti non starebbe in piedi, il mondo crollerebbe nel giro di 2 mesi. Questa è la verità. E il conflitto di oggi si pone sul fatto che c'è un nuovo modo di estrazione del valore che passa per l'informazione, che sta provando a fare le scarpe al meccanismo finanziario. Il vero conflitto di oggi non è tra capitale industriale e capitale finanziario, perché il capitale industriale vive solo se c'è il capitale finanziario, altrimenti non sta più in piedi. È tra il capitale finanziario e il nuovo capitale digitale. Perché qui c'è la novità vera, con un'esplosione, come ci dice Paul Romer, della capacità dell'informazione di produrre denaro. Ma il denaro e l'informazione messi insieme danno un mix di potere che nell'era industriale non esisteva. Perché quando tu producevi una merce e producevi un profitto, ti fermavi lì. Oggi tu produci conoscenza, informazione che produce conoscenza, conoscenza anche degli individui, dei comportamenti personali, delle condizioni materiali, fisiche, psicologiche degli individui, e poi produci denaro. Questo intreccio sta producendo un'oligarchia planetaria che si sta candidando a governare il pianeta. Anzi, oserei dire che ormai è fatta. Ormai è fatta perché non c'è politica che sta a quel livello lì. La politica sta facendo i conti con come faccio a creare attraverso i meccanismi finanziari un po' di finanza che serve a far funzionare l'economia industriale. Perché? Perché lì, quello lì è l'unico modo che ho per ridistribuire un po' di risorse e dare un po' di risorse ai poveracci per farli vivere. Ma questa roba qui è finita perché non ce la farà più a sostenere un equilibrio. Scordiamoci che si ritornerà a una società dove c'è la piena occupazione, e per piena occupazione intendiamo il 10% dei disoccupati. Scordiamocela. Allora, il problema che io vedo è che qui noi siamo in una fase, ma potrei declinarla su 1.000 punti, Roberti e Giancarlo, la potrei declinare su 1.000 punti e 1.000 fatti, ma noi, se non torniamo ai fondamentali, e cioè all'idea che noi siamo in campo per costruire una società di liberi, che si autodeterminano, di liberi che si autodeterminano, riprendendo la formula marxiana, l'unica formula che Marx ha definito del comunismo, e cioè la società dei liberi produttori associati. Questo è il punto, non dei salariati ben retribuiti dal capitale. Se noi non usciamo da questo schema qua e riproponiamo il cuore della riflessione, noi abbiamo terminato cioè possiamo fare quello che ci pare, riunioni, assemblee, manifestazioni, nel giro di pochissimo saremo cancellati dalla storia, ma non come esigenza di costruire la società dei liberi produttori associati, cancellati dalla storia come la sinistra 8-novecentesca che ha fatto conflitto per avere un po' di redistribuzione di salario e di orario da parte del capitale. Questo è il punto. E io credo che questa cosa, che molti considerano
gioco, vabbè, sì, famo parlare, tanto poi dopo noi andiamo a rispondere al lavoratore dei posti, al lavoratore della RAI, al lavoratore dell'azienda metalmeccanica, perché qui gli devo dare una risposta a quella condizione materiale. In realtà quella roba lì è totalmente miope, perché tra un po' non gli potrà dare più neanche quel tipo di tutela che oggi gli garantisce, ma non tra tantissimo, tra pochissimo, tra pochissimo. Sempre ammesso e non concesso che oggi già ancora, diciamo, ancora riesce a tutelare qualche cosa. Perché io, siccome ho fatto il sindacalista, un po' me lo ricordo, io dopo l'accordo di luglio del 92 di Trentin, io non mi ricordo un contratto nazionale in cui abbiamo strappato una cosa, una. Perché dopo quell'accordo ci fu la codeterminazione dell'inflazione programmata intorno alla quale si facevano le parti economiche dei contratti, sulle parti normative, ogni volta che, cioè, la prima parte contrattuale, come si chiama una volta, è carta straccia, perché ormai non ti consulta più nessuno, nemmeno nelle aziende pubbliche, per decidere le strategie. Quindi la prima parte dei contratti non c'è più. La parte economica viene decisa dal governo, sostanzialmente, che dice alle parti quali sono i limiti contrattuali che fai, e la parte dell'organizzazione del lavoro, da quando è arrivato il digitale, non c'è più un cacchio di sindacalista che è in grado di capire come funziona una struttura informatica che dentro c'ha già l'organizzazione del lavoro interno. Questo è il punto. Per cui se la ciucciano così com'è, non la contratta più nessuno l'organizzazione del lavoro. Quindi tu non contratti il plusvalore assoluto, perché il salario te lo dice il governo, il plusvalore relativo, perché l'organizzazione del lavoro te la dà la piattaforma, il software, la macchina, come diceva il tizio, il computer. Sì, dovremmo forse far contratto di quelli che stanno davanti al computer, perché tanto al 90% tutti lavorano con tutte le stesse piattaforme, c'hanno Excel, Word, PowerPoint, c'hanno la posta Gmail, c'hanno. Cioè, con quello lavorano, allora facciamogli un contratto nazionale di quelli che stanno davanti al computer, che forse avremo qualche milione di persone che riesce a dire: capite, la mia condizione di lavoro è questa, quindi ho bisogno delle pause perché gli occhi mi vanno a puttane, tanto per dirne una. Perché? Perché non ci vedo più, dopo un po' sono morto. Ma noi questa roba qua non siamo più in grado di farla, perché le categorie che ci abbiamo. Vi racconto un altro piccolo aneddoto. Quando ero un segretario nazionale della mia categoria, alla fine degli anni 80 e inizio anni 90, la situazione era questa: c'erano circa 78 contratti nazionali, di cui 45 stavano nella mia categoria, perché la Philips aveva 45 contratti nazionali su 78, e in CGIL si discuteva che quella roba lì non era sostenibile, perché lo spezzettamento che c'era era una cosa che non consentiva di costruire un'unità, no? Di immaginario anche, non solo contrattuale, ma proprio di immaginario, di appartenenza ad un pezzo. E si discuteva di come portare quei 78 contratti nazionali a 5, 6, 7 grandi mega contratti nazionali che contrattavano quella roba lì. Ovviamente questa cosa passava molto all'interno della mia categoria, perché noi ce ne avevamo 45 di quei 78, avevamo già una mini confederazione di fatto, che 45 contratti nazionali, però noi ci avevamo dai ballerini alle figure del teatro per strada, fino ai quotidiani, alla RAI, no, le poste non c'erano, alla SIAE, decine di contratti. Però la nostra categoria non riuscì a chiudere, a ricompattare nulla, neanche quelli che facevano le scommesse per il trotto con quelli che facevano i fantini dall'altra parte. Sapete quanti contratti nazionali ci sono oggi? No. Lo dico io, 712. 712 contratti nazionali di categorie.
Voi pensate che questo qui è un modo con cui si fa sindacato? No, questo è un modo per sedersi al tavolino, dire al padrone che ti serve. Bene, questo è il contratto nazionale, io te lo firmo. Che me dai? Adesso la dico così in una maniera molto generica, no? Però è ovvio che non c'è più nessuna strategia confederale, no? Non c'è più una. Se tu vedi tutti i conflitti, sono tutti conflitti corporativizzati, perché riguardano quella singola fabbrica, quel singolo insediamento produttivo. Non c'è più capacità di costruire un nesso tra due settori in conflitto, anzi due aziende, non due settori, due aziende in conflitto che sono della stessa categoria, che forse stanno dentro lo stesso territorio e stanno vivendo lo stesso dramma, sono separati, perché ognuno cerca la propria soluzione, perché non c'è più un quadro che tiene insieme. Allora, questa roba qua la dice molto lunga su qual è il fronte, però ci dà anche delle speranze completamente nuove. Perché? Perché questo vale per questa fase come per tutte le fasi della storia. La storia ha due elementi che sono per fortuna insopprimibili. Uno sono le contraddizioni e l'altro sono le soggettività. Sono due elementi che, per quanto vuoi costruire tutto il quadro, poi alla fine queste cose riemergono. Allora, dove sta il punto? Mentre il capitalismo digitale, che si candida a costruire il proprio mondo e quindi le proprie istituzioni, e quindi a superare gli stati nazionali, l'idea della politica così come l'abbiamo conosciuta nell'8-900, guardate che già molte di quelle cose lì non ci sono più, eh. Se voi vedete i poteri che oggi ha il Parlamento di una nazione, rispetto a quello che c'aveva 70 anni fa, 50 anni fa, anche 40 anni fa, sono completamente svuotati. Cioè, quelli sono luoghi dove noi diciamo la sovranità, ma lì già non si decide più niente, perché le vere partite vengono decise da altre parti. E quando si parla del digitale, le cose sono addirittura più difficili, perché non solo i parlamenti hanno difficoltà a comprendere, a capire, manca una classe dirigente, manca chi si è interrogato in questi anni su questi territori e ha provato a dire non ci sta, sono stati espulsi perché davano fastidio, si ponevano in termini di egemonia anche all'interno delle organizzazioni, no? Per cui era meglio farli fuori. Occuparsi del pacchetto di voti che serviva per la lista elettorale o quelle altre cazzate là. Ma mentre quindi il digitale sta tentando di costruire il proprio mondo con una velocità che i parlamenti non riescono a inseguire, perché la velocità tecnologica ha un livello esponenziale. Io non, adesso non è il caso, se volete vi posso anche rintracciare delle slide per farvi vedere che cosa significa questa roba qua. Ho fatto per un corso una simulazione provando a dire un corso per Left, tra l'altro, ma no, era quello che facevo con la nostra associazione Net Left in giro per l'Italia. Uno stipendio nel 1958, lo stipendio di un lavoratore medio era circa 40 euro, 40, 45, 38, stiamo parlando di quelle cifre là. Io ho fatto il parallelo di quello che dovrebbe essere oggi lo stipendio di lo stipendio di un mese di un lavoratore, se lo stipendio avesse avuto lo stesso incremento che ha avuto la capacità di calcolo dei computer, dei microprocessori, e quindi facendo capire quello di cui si tratta, no?
Sapete quanto nel 2019, a fine 2019, dovrebbe essere lo stipendio con lo stesso incremento della capacità di calcolo? Ve lo dico io, è complicato perché sono quasi 47 quintilioni di euro. I quintilioni sono miliardi di miliardi. Questo è l'ordine di grandezza, ma la cosa che dovrebbe far ragionare è che a metà del 2020 quei 46 quintilioni sarebbero diventati 100 quintilioni, perché si raddoppia ogni 6 mesi. Quindi la potenza di calcolo con la dinamica di sviluppo la potenza di queste tecnologie aumenta con un incremento che ogni 6 mesi raddoppia il dato e ingloba tutto quello che è stato negli ultimi 50 anni, 60 anni, e lo raddoppia. Questo è il punto. Allora, voi vi immaginate che cosa significa costruire regole per un mondo tecnologico che va a questa velocità? Ci dovrebbe una commissione permanente con capacità legislativa che funziona H24 con i turni di riposo dei componenti, che se no non gli stai dietro, no? Cioè non fai in tempo proprio a capire quello che succede, a provare a scrivere una norma, a renderla efficace perché condizioni il modello di sviluppo che le aziende stanno avendo. Quella roba lì non esiste. Non solo, ma gli Stati Uniti impediscono qualunque tipo di normazione perché ovviamente hanno un vantaggio strategico con le loro multinazionali e impongono con le loro scelte le dinamiche, diciamo, di sicurezza, di controllo e di gestione del potere che sta dietro questa roba qua. Però, mentre il capitalismo digitale sta facendo questa battaglia fortissima col capitalismo finanziario, battaglia che trova ovviamente, come per la battaglia tra il capitalismo finanziario e quello industriale, momenti di convergenza, momenti di rottura, momenti in cui un soggetto prende un po' più di egemonia, quell'altro impone delle cose, no? Accordi strategici. Il fatto che alcuni saltellano da una parte all'altra, per cui c'hai il grande capitalista digitale che prova a prendere un pezzo del controllo della struttura finanziaria e la grande struttura finanziaria che prova a prendere il controllo della grande struttura digitale. Quindi un grande intreccio, no? Che questo è classico, è sempre successo così, pure nel passaggio dalla società agricola a quella industriale. Siamo stati in presenza di soggetti che passavano dall'aristocrazia a fare le grandi aziende industriali. Quindi niente, niente di nuovo sotto il sole. Le condizioni però sono completamente diverse. E mentre accade questa roba, però, la rivoluzione digitale mantiene al suo interno delle logiche che non sono comprimibili, come quelle dei processi di socializzazione, come quelle dell'apertura di contraddizioni su cui si potrebbe basare un conflitto di nuova generazione, ma addirittura non solo il conflitto inteso in termini di capacità rivendicativa, ma come esattamente fece Lenin, di alleanza tra la vecchia classe sfruttata e la nuova forma di sfruttamento, quando lui pensò il partito degli operai e dei contadini, e candidò questa alleanza a prendere il potere, non averci un po' di conflitto in più. La candidò a prendere il potere. Noi questo è il punto. Nella transizione, la politica non si fa come si fa nei periodi normali, e cioè chi sta sotto e rivendica un po' di spazio a chi sta sopra e comanda. Nella transizione, siccome la classe al comando è vacante, o meglio, ce ne stanno due che confliggono, chi sta sotto può candidarsi a prendere la parola e dire: io voglio comandare, però io ci devo avere l'idea, che non è quella di dire come faccio un po' come faccio un po' di come dire, di rivendicazione, me faccio un po' di cosette. No, io mi candido ad una nuova idea di mondo.
E questa roba avrebbe una potenza oggi enorme, perché la gente ha bisogno di un obiettivo politico nuovo, politico nuovo, di nuove parole d'ordine. E vi assicuro che nei colloqui che ho avuto io in questi mesi con tutti gli ambienti, vi assicuro che siccome nella transizione i confini tra le destre e le sinistre dell'era precedente si infrangono, ci sono dei soggetti interessantissimi che su questo ovviamente ci arrivano con la loro cultura, con il loro portato, diverso dal nostro, questo non c'è dubbio, ma se gli poni i temi in modo concreto e politico, cazzarola che scompaginamento si può creare. Il problema è che ci vuole una classe dirigente nuova. È chiaro che se noi abbiamo questa classe dirigente di questi partiticoli che o stanno al governo e quindi pensano a governare e pensano solo ai loro posti a governare, o pensano di essere i supporti a chi governa, ricoprendo lo spazio di quelli che non sono proprio d'accordo, però poi dopo i voti per tenere in piedi il governo li diamo e quindi garantiamo la copertura a sinistra, come si sarebbe detta una volta, no? Per cui facciamo le stampelle un po' sceme che vanno sulle piazze, fanno le cose, eccetera, però poi dopo, quando serve, danno il voto a chi governa. Oppure abbiamo i partiti che usano le stesse parole che si sarebbero usate nell'Ottocento, con i riferimenti sociali. Esattamente come se fossero quelli dell'Ottocento. Identici, le stesse parole, le stesse forme, le stesse modalità. Se ci fosse Marx o Lenin, i calci in culo si sprecherebbero, ragazzi. Si sprecherebbero perché direbbero: ma che cazzo state facendo? Scusate il francesismo. Cosa state combinando? Non vi abbiamo insegnato niente di quello che è la storia, dei processi storici, di come cambiano le ere, di come cambiano i soggetti, di come si trasforma la società. L'unica cosa che conta è avere un'idea per cui andare, cioè la liberazione dell'uomo dalla schiavitù, dello sfruttamento. Quello è una bandiera che non viene meno. E soprattutto se c'hai un'idea, ci costruisci intorno a un progetto politico di un'altra società. Io credo che questo è il tema politico dell'oggi. E il tema politico dell'oggi ovviamente parte attraverso due condizioni, che ovviamente noi non possiamo tenere separate, anche se nell'immaginario poi c'è sempre un prima e un dopo, che la condizione materiale e la condizione del potere che puoi sviluppare e devi creare. Per cui devi parlare a quello che fa il telelavoro dentro casa, lo smart working, come si chiama, come hanno inventato bene con l'operazione marketing, perché smart working non esiste in nessuna parte del mondo, esiste solo qua perché si sono inventati un infiocchettamento che serviva a dire al lavoratore: tu non stai facendo il telelavoro dentro casa, no? E stai mettendo a disposizione la tua stanza, la tua connessione, la tua energia, due cose per far funzionare la mia azienda, no? Tu fai lo smart worker, cioè sei molto paraculo intelligente perché io te lascio a casa, no? Però bisogna prendere quella condizione lì, la condizione di quelli che perdono il posto di lavoro, eccetera, e dargli un orizzonte politico nuovo. Non dargli quello che te riconquisto, casomai, un pezzo d'orario, un pezzo di roba. Quindi bisogna ripensare un po' tutto, che va dalla battaglia per il lavoro che ancora c'è, quindi una battaglia per la riduzione dell'orario, nuove forme di... Ma noi non siamo riusciti neanche durante questa cosa del Covid ad avere una forma di mobilitazione europea da parte dei sindacati. Una cosa che dicesse: tutti i lavoratori europei hanno diritto a due punti, lo scaccolatore del naso. Perché quello lo devono avere tutti quanti, quell'automatico, quello che fa così, niente, neanche quello. Noi non riusciamo non solo a dire nulla sui paradisi fiscali o sui doppi livelli di contrattazione, oppure sui dumping sociali che si fanno sui contratti nazionali, niente. Noi non riusciamo a dire nulla sul piano politico.
a rivendicare soltanto un po' dei soldi dallo Stato per sostenere le imprese. Questo è quello che stiamo facendo. Che vi assicuro lo fanno meglio da soli i padroni. Non c'è bisogno che lo facciamo noi. Lo fanno di default. Quelle rivendicazioni sono bravissime, le portano a casa molto meglio di quanto noi portiamo a casa le nostre condizioni. Ovviamente tutta questa roba ci ha avuto una serie di miopie. Io adesso lo dico a Rosso perché prima citava i lavoratori della conoscenza. Il grosso errore che abbiamo compiuto, in parte anch'io, tra gli anni 90 e il primo decennio di questo secolo, e che abbiamo pensato, sbagliando, perché non avevamo capito la profondità della trasformazione digitale, che al soggetto operaio si sostituisse, questa cosa ha avuto in molti gruppi un grande fascino, il lavoratore della conoscenza. Cioè, perché noi siamo sempre alla ricerca del soggetto. Perché siccome questa cosa ci è stata detta, noi se non abbiamo il soggetto non sappiamo discutere. Noi non pensiamo all'individuo, alla società, noi pensiamo al soggetto perché non ci siamo resi conto che dentro questa nuova società liquida le cose erano diverse. Però lì abbiamo commesso un errore gigantesco, perché il lavoro della conoscenza non poteva essere il nuovo operaio, per una serie di cose, che se volete ne parleremo anche lungamente, ma per due motivi comunque macro. Uno, che il lavoro della conoscenza non è il lavoro salariato, cioè ha forme diverse. Due, perché la produzione di conoscenza segue meccanismi che il capitale non riesce a inglobare, al punto che, come io sostengo da una vita, si è inventato delle forme completamente esterne. Quando noi abbiamo avuto l'emersione del lavoro implicito con le piattaforme e adesso stiamo vedendo l'emersione del lavoro operoso, che è stato gigantesco sotto la vicenda del Covid, noi già cominciamo a vedere nuove forme di lavoro che non sono più salariate, in parte non sono salariabili, che stanno producendo valore e si stanno sostituendo all'interno del corpo sociale, facendo perdere enorme spazio al lavoro salariato classico. Questo qui è il punto centrale. I soggetti mutano, cambiano le forme del conflitto, cambiano le modalità. Se vogliamo essere all'altezza dei nostri padri, dobbiamo sapere che gli schemi che ci hanno consegnato, anzi no, i risultati degli schemi, perché gli schemi erano sempre quelli, analizzare i processi sociali nella loro concreta materialità e non mettendoci il cappello sopra delle nostre idee. Ma i risultati che loro hanno ottenuti erano diversi perché la società alla quale applicavano quel metodo era diversa. Non si può fare altrimenti, eh? Se tu hai l'analisi marxista e ti basi su una società che ha soltanto il capitalismo industriale, c'è un risultato. Se tu fai la stessa analisi dove c'è pure il capitalismo finanziario, ce n'è un'altra, e se tu fai la stessa analisi quando c'è il capitalismo digitale, ne fai un'altra ancora. Se ritorni allo stesso risultato dell'Ottocento, perché pensi che quello lì salvaguardia la tua classe, non hai capito un cacchio. Stai sbagliando completamente, cioè stai disattendendo il messaggio scientifico che stava alla base del pensiero delle nostre origini. Perché tu devi partire dalla condizione materiale concreta con la quale si fa il conflitto, come si produce il valore e dove stanno le cose. Se non mi fermate, io vado avanti fino a domani mattina, quindi mi fermo.